Ora andiamo a spiegare la corretta posizione delle mani sul volante. Le mani vanno appoggiate, pensando che la corona del volante sia un orologio, alle ore 10 e 10. 10 e 10. I palmi devono aderire perfettamente alla corona e le dita dopo devono stringersi attorno ad essa. Perché il palmo è bene che venga appoggiato alla corona? Immaginate di dover affrontare una frenata improvvisa, peggio ancora un tamponamento. Con il vostro palmo appoggiato sulla corona siete in una posizione protettiva per voi, perché sarete in grado di appoggiarvi alla corona del volante. Posizioni diverse da questa, in caso di urti o in caso di forti rallentamenti, potrebbero farvi scivolare le mani e perdere il controllo del veicolo. A questo punto, come si gira il volante? Per far questo in maniera più agevole, accendo l'auto per sfruttare anche il servosterzo, che come sappiamo è un dispositivo, è una servoassistenza che rende molto morbido il nostro volante. Quindi, per girare il volante, innanzitutto dipende da quanto lo devo girare il volante. Ci sono moltissime curve che si possono affrontare tranquillamente senza staccare le mani da questa posizione a raggio abbastanza largo, diciamo, curve a raggio abbastanza largo. Come si gira? Allora, se devo girare a destra, il vostro pollice deve rimanere all'interno della corona in modo da agganciare la corona e tirarla verso il basso. Viceversa, il pollice esterno alla curva dovrà appoggiarsi all'indice, non in posizioni strane tipo Fonzie o dell'altro, dovrà appoggiarsi al vostro indice e accompagnare la corona nella sua rotazione. Quindi pollice interno, pollice esterno. Chiaramente nella svolta a sinistra si invertiranno i ruoli, il pollice interno diverrà questo, che aggancerà la corona all'esterno, e il pollice esterno si avvicinerà all'indice per permettere lo scorrimento perfetto del nostro volante. Perché è bene che il pollice vada all'esterno? Perché se verrà mantenuto all'interno potrebbe creare una rotazione anomala del polso, bloccando addirittura la vostra sterzata. Quindi il pollice all'esterno permette una posizione del polso più rilassata e adeguata a permettere una corretta, rapida e sicura correzione del volante. Se invece dobbiamo affrontare una curva a raggio piuttosto stretto, un tornante, una curva L stretta, il volante dovrà girare molto, o nelle manovre dove si utilizza parecchio il volante, e il sistema di rotazione si definirà con l'incrocio delle mani. Che cosa significa? Significa che noi gireremo normalmente il volante. Una volta che la mano interna avrà raggiunto la parte bassa, mentre la mano esterna continuerà a far scorrere la nostra corona, andrà a posizionarsi sulla parte più alta del volante, quella davanti ai tuoi occhi. Questo permetterà di continuare la sterzata e la mano che si trovava nella posizione bassa andrà sulla più alta e dalla posizione bassa andrò alla più alta fino ad ottenere la totale rotazione del volante. Quindi, volendo girare a sinistra, ora ho una mano alta e una mano sulla parte bassa della corona, dovrò semplicemente con il pollice esterno girare a sinistra e portare una alla volta le mani nella parte più alta della corona, dall'alto al basso, dal basso all'alto, dall'alto al basso, dal basso all'alto. E questo sarà un sistema che ti permetterà di girare tuo volante anche in maniera molto rapida, ma pur sempre sicura.